topolino inesperto, che non conosceva ancora nessuna delle insidie che riserva il mondo, un giorno corse il rischio di essere catturato e raccontava alla mamma la sua brutta avventura in questo modo. «Mi dirigevo verso le montagne che circondano il paese e camminavo veloce come un qualunque topolino che voglia dimostrarsi agile e coraggioso. Quando a un certo punto mi accorsi che due strani animali che erano sulla strada, uno di questi sembrava tranquillo e di bell'aspetto, l'altro invece era agitato, fiero e turbolento. Aveva sul capo un elmo di un bel rosso fuoco e ogni tanto apriva le due braccia nel tentativo di spiccare il volo. Questo strano animale aveva una voce stridula e feroce e una coda simile a un pennacchio, ricca di piume e di colori. Il topolino intendeva parlare di un gallo, ma lo dipinse in un modo così strano, neppure fosse un'orca, uno sciacallo o un animale pericoloso e misterioso. Avessi visto mamma, egli si dibatteva i fianchi con le due braccia e strillava e faceva un chiasso tale che sembrava il diavolo in persona. Io stesso che, grazie a Dio, sono coraggioso, ho provato una paura tale che ho seriamente pensato di fuggire. Ma subito dopo mi sono pentito, perché avrei veramente avuto il desiderio di fare amicizia con quell'animale così gentile. Infatti aveva il pelo liscio e striato, simile al velluto, quasi come il nostro, una coda morbida e bellissima e uno sguardo così mite e luminosa che ognuno potrebbe innamorarsene. Credo che sarebbe molto amato anche fra i topi. Che cosa pretendi oltre a questo? Aveva perfino le orecchie come le abbiamo noi. Se non ci fosse stata quell'altra bestia a ricacciarmi indietro, gli sarei corso tra le braccia. Male per te, figliolo, gli disse la mamma topolina, perché quell'animale grazioso e gentile, sotto quelle false apparenze, è un nemico crudele, mentre l'altro che ti ha fatto così paura è un animale innocuo che un giorno o l'altro finirà sulle nostre mense. Il gatto, invece, che ti è sembrato così mite, divora i topi come fossero gustose polpette. Finché vivrai, non dimenticare che non è saggio giudicare la gente dall'apparenza. Dove sono le parole? C'è chi perde l'ombrello e chi perde la strada. C'è chi perde la pazienza, chi perde il treno e c'è anche qualcuno che perde le parole. Come quel famoso scrittore che ha perso la parola fine. Così scrive sempre lo stesso libro e non riesce a finirlo mai. Per fortuna c'è l'ufficio Parole Smarrite, dove le parole potrebbero essere recuperate dai loro distratti proprietari. Purtroppo, chi perde una parola non se la ricorda più. Così l'ufficio Parole Smarrite ha pochissimi clienti, anzi, non ne ha nessuno. E le parole stanno lì, nelle scatole, sugli scaffali, a prendere polvere in compagnia del ragionier detto Benedetto, unico impiegato dell'ufficio. Il povero ragioniere passa il tempo ad annoiarsi perché vive fra tante parole, ma nessuno gli parla mai. Finché un giorno, bling, long, la porta dell'ufficio si aprì ed entrò un ometto svelto e un po' affannato. «Buongiorno!» disse detto Benedetto, tutto contento di avere finalmente un cliente. «Salve!» fece l'altro con aria timida. «Posso fare qualcosa per lei?» domandò gentile l'impiegato. «Ecco, vede...» spiegò l'ometto. «Da un po' di tempo ho l'impressione di aver perso qualcosa. Sa, quella spiacevole sensazione di non essere a posto, come quando si ha un buco nel calzino o ci si accorge d'essere usciti senza pettinarsi». Era strano che l'ometto dicesse così,
perché era completamente calvo. Detto Benedetto però non glielo fece notare, anzi con un sorriso di incoraggiamento disse: «Sì sì, capisco benissimo il suo problema, dica, dica pure». «Ecco», proseguì l'ometto, «ho controllato e ricontrollato, l'ombrello ce l'ho», e mostrò un lungo ombrello ben chiuso nella custodia di tela grigia. «E anche orologio e portafoglio», e fece vedere un grosso portafoglio di pelle nera e un orologio legato ad una catenella d'argento. «E anche il fazzoletto, eccolo qua», e l'ometto sbandierò un largo fazzoletto bianco. «Dunque, che cosa posso aver perduto?» domandò con una certa preoccupazione. «Forse ha perso tempo», suggerì detto Benedetto. «A volte capita di perdere un po' di tempo». «Ma si figuri», fece l'altro quasi seccato, «ho tutto il tempo che voglio, sono in pensione». «Non può essere allora l'appetito?» disse il ragioniere. «Ho sentito una volta di un pensionato che aveva perso l'appetito». «Ma che? Ho una fame da leone. No, no, guardi, ci ho pensato bene. E l'unica cosa che posso aver smarrito è qualche parola. Per questo sono qui». «Bene», disse allora detto Benedetto. «In questo caso non ci resta che visitare il magazzino». Il magazzino delle parole smarrite è nel retro dell'ufficio. È una grande sala piena di scaffali gialli, con sopra scatole di ogni forma. Nelle scatole ci sono le parole smarrite e sui coperchi delle scatole si depositano strati di polvere, polvere e ancora polvere. «Dunque, vediamo», disse entrando detto Benedetto. «Sarà una parola lunga, corta, pesante, leggera, qui ne abbiamo di tutte le misure». «Ma», fece l'ometto, «chi lo può dire? Proprio non saprei». Così dicendo si era avvicinato ad una grossa scatola a forma di ferro di cavallo, posata su un ripiano basso. Prima che il ragioniere potesse intervenire, l'ometto sollevò il coperchio. «No, quella no!» gridò detto Benedetto. Ma ormai il guaio era fatto. Per tutto il magazzino dilagò l'urlo: «Carica!» perduto da un generale di cavalleria durante le esercitazioni di 2 anni prima. L'effetto fu terribile per le povere orecchie dell'impiegato e del suo cliente. La parola «Carica!» rimbalzò e rimbombò almeno 10 volte prima di rompersi contro il soffitto, mentre si alzava un tremendo polverone che fece tossire uno e starnutire l'altro, tanto che sembrava non dovessero smettere mai più. «Siamo diventati matti per chiudere quella parola nella scatola», disse detto Benedetto quando la tosse si fu calmata. «E ora chi la prende più? Per favore, non tocchi niente e lasci fare a me. Le parole sono molto delicate. Vanno, per così dire, trattate con i guanti». L'ometto, tutto mortificato, si scusò, massaggiandosi gli orecchi, e starnutì ancora 3 o 4 volte. Alla fine si poté riprendere la ricerca. «Deve essere una parola che ha usato spesso, o che comunque le serve, altrimenti non ne sentirebbe la mancanza», disse il ragioniere. Andarono perciò verso lo scaffale delle parole più comuni. «Vediamo se qui c'è qualcosa», disse Benedetto. «Mi incuriosisce quella scatola là», disse l'ometto. Indicò una scatola bassa e larga, non molto grande. «Ah, non credo sia la sua. Quella è la parola cappellino», spiegò detto Benedetto sorridendo.
Chi l'ha perduta non se ne sarà nemmeno accorto. Ora tutti dicono cappello, berretto, cuffia, coppola, eccetera. Chi mette più i capellini? Qualche anziana signora, forse. Comunque, ha ragione, non è mia, disse l'ometto. Un po' più avanti si fermarono davanti a una scatola trasparente, grande quanto una scatola da scarpe. E questa? Si vede dentro, ma sembra vuota. Certo, perché qui c'è una parola che non vuol dire niente. Ascolti. L'impiegato sollevò leggermente il coperchio della scatola e si udì una vocina che diceva «Piripicchio!» Sarà di quelle parole che inventano i bambini. Peccato che sia stata perduta. Forse poteva servire ancora per giocare. Purtroppo neanche questa è mia, osservò l'ometto. Ma... Il suo sguardo si posò su una scatola avvolta in una carta a vivaci colori e tutta infiocchettata. «Vediamo quella, se non le spiace», disse. «Oh, bella parola!» esclamò detto Benedetto. Il ragioniere prese la scatola e soffiò via la polvere dal coperchio. «Si tratta», disse, «della parola regalo». «È lei!» gridò l'ometto con un buffo saltello. «Ecco che cosa avevo perduto! Proprio la parola regalo!» «È da tanto tempo che non faccio regali e non ne ricevo. Ormai mi mancava perfino la parola». «Perbacco!» si stupì detto Benedetto. «È una parola che nessuno vorrebbe perdere». «Già!» fece l'altro. «Ma chi ci pensava più? Beh, almeno la parola l'ho ritrovata. Se poi non avrò regali, pazienza!» «Se solo per questo», detto Benedetto si frugò nelle tasche, trovò la sua penna stilografica e porgendola all'ometto disse: «Ecco, prenda, questo è un regalo». «Grazie», fece l'ometto, «mi permetta di ricambiare». E porgendo al ragioniere il suo ombrello disse: «Ecco, questo è per lei». «Grazie, grazie, mi pare davvero troppo», disse detto Benedetto. E subito volle regalare all'ometto una conchiglia che teneva sulla scrivania come fermacarte. L'ometto ringraziò e volle assolutamente ricambiare, regalando all'impiegato l'orologio con la catenella. «Bene, allora mi permetta di farle dono di questa scatola infiocchettata che ha contenuto la sua parola smarrita», disse detto Benedetto. «Grazie, grazie», fece l'altro. «Io invece avrei piacere che lei accettasse questo fazzoletto nuovo, mai usato, con l'augurio di non avere mai raffreddore». Finalmente lo scambio di regali finì. «Tornerò domani a fare due chiacchiere», disse l'ometto. «L'aspetterò con piacere», rispose il ragioniere. «Qui le parole non mancano». Quella sera tutti e due tornarono a casa davvero contenti. Avevano ancora sulle labbra la parola «regalo» e un sorriso leggero. Olmo e Girò di Ornella Maggiolini. Olmo. C'era una volta un grande albero. Era nato più di 100 anni fa ai bordi di un grande terreno coltivato. Si chiamava Olmo di nome e di fatto. Ne aveva visto di belle e di brutte durante la sua lunga vita. Da piccolo viveva immerso nella campagna. Ovunque guardasse vedeva tutto intorno una distesa immensa di terra e campi coltivati. Se ne stava allineato lungo ad un fossato assieme ad altri suoi simili e guardava il passare del tempo e delle stagioni.
col passare degli anni cresceva e diventava sempre più forte e sempre più alto. Così da lassù poteva vedere molto lontano fino all'orizzonte. A man mano che il tempo passava, aveva visto apparire in lontananza dei grossi parallelepipedi, grigi, di varie dimensioni. Gli umani, che ogni tanto passavano là vicino, li aveva sentiti chiamare case. Quelle case si avvicinavano sempre di più. Spariva un campo coltivato e più tardi venivano costruite nuove case. Sempre di più, sempre più vicine e sempre più alte di lui. Olmo si stava un po' preoccupando, perché forse un giorno o l'altro avrebbe dovuto lasciare il suo spazio per una nuova costruzione. Intanto però davanti a lui c'era ancora un campo coltivato e per il momento cercava di non pensare al futuro. La sua vita era un po' noiosa, sempre lì fermo. Non aveva la possibilità di spostarsi, di viaggiare, di vedere altri mondi e conoscere persone diverse. Già, non era come i suoi amici. Gli amici di Olmo. C'era Juve, la gazza, il suo nome ovviamente, perché indossava delle piume bianche e nere. Era un po' vanitosa e le piaceva indossare collane e bracciali, che diceva di aver trovato per strada. Si diceva. Invece era che Juve amava introdursi in casa degli umani e prendere in prestito gli oggetti che vedeva brillare. Raccontava ad Olmo dei suoi viaggi. Gli aveva spiegato che i parallelepipedi che lui vedeva in lontananza, le case appunto, nascevano una vicino all'altra, divise da strade che non erano fatte di terra e fango, ma ricoperte da uno strato di una sostanza chiamata asfalto, sulle quali correvano degli strani animali di ferro con quattro cerchi rotanti al posto delle zampe. Bisognava stare attenti a quegli animali perché non erano feroci, non ti mangiavano, ma erano un po' distratti e se non eri veloce rischiavi di essere schiacciato sull'asfalto. Juve aveva preso in affitto un nido su un ramo di olmo, così quando tornava dai suoi viaggi gli raccontava cosa aveva visto e lo aggiornava sulle novità. Poi c'era Piripicchio, il picchio, anche lui abitava da Olmo. Si era preso un ramo da lui e l'aveva ristrutturato. Era un abile falegname, faceva, a dire il vero, un po' di rumore col suo continuo picchiettare, ma ad Olmo alla fin fine faceva piacere sentire ogni tanto un po' di confusione che rompeva il silenzio. Poi c'è da dire che Piripicchio era spesso fuori in trasferta per costruire o ristrutturare delle case per i suoi clienti. C'era infine Scoi, lo scoiattolo. Lui non abitava da Olmo, passava soltanto ogni tanto per salutarlo. Preferiva infatti abitare su un albero poco lontano dove poteva trovare le ghiande di cui era ghiotto. Però Olmo gli era simpatico e quindi non passava giorno che non facesse un salto da lui. Ecco, questi erano gli amici di Olmo, quelli su cui poteva contare e scambiare qualche parola. Per il resto la sua vita trascorreva un po' lenta e noiosa, le sue radici lo imbrigliavano lì, affacciato su quel campo. Il grano e la soia. Per fortuna, ogni tanto quel terreno veniva coltivato con piante diverse, così Olmo poteva fare nuove amicizie. Anni fa era stata la volta del grano. In primavera, mentre Olmo si rifaceva la chioma, spuntavano queste pianticelle verdi, tutte belle allineate. Col tempo arrivavano le spighe e a giugno erano diventate tutte belle dorate. Ecco, lì era però giunta la loro fine. Arrivavano infatti dei mostri con una grande bocca e se le mangiavano tutte. Così Olmo rimaneva di nuovo solo e sempre più triste. Poi era arrivata la soia. Anche lei in primavera aveva iniziato a crescere. Erano apparsi poi dei figottini con dentro dei fagiolini, ma sul più bello è arrivato il solito mostro che aveva portato via tutti i suoi nuovi amici. Così passavano le stagioni e gli anni. Girò. Quella primavera Olmo vide spuntare delle nuove piante. A man mano che crescevano stavano assumendo la forma di grossi fiori sempre più alti e gialli. Erano i girasoli. Uno in particolare, forse per un errore di semina,
stava crescendo proprio vicino a lui, un po' distante rispetto agli altri girasoli. Arrivata l'estate, aveva finito di crescere e si era già capito che Girò, il girasole, era un po' particolare. Olmo osservava i suoi vicini di campo. Erano tutti alti, belli, amavano il sole ed abbronzarsi. Durante tutto il giorno, infatti, non facevano altro che cercare di seguire i raggi del sole. Solo uno sembrava proprio non amare la bronzatura, Girò. Se ne stava infatti in disparte, cercando di coprirsi alla meglio con un cappello con frontino e con gli occhiali scuri. Continuava a sventolarsi e a sbuffare. «Uffa, che caldo! Quando finirà quest'estate?» «Ciao, mi chiamo Olmo. Lo sai che sei proprio strano?» disse l'albero. «Ciao!» rispose Girò. «Strano, diverso, sono diverso da quel gruppo di piante che non fanno altro che abbronzarsi. Non sanno che il sole fa male alla pelle. Lo dicono tutti che bisogna proteggersi dai raggi del sole, ma loro niente, continuano, peggio per loro». Fu così che iniziò l'amicizia di Olmo e Girò. Olmo amava parlare con Girò, gli piaceva la sua curiosità, la sua giovane spensieratezza. Gli raccontava storie su quello che aveva visto nella sua lunga vita. Gli presentò i suoi amici Juve, Piripicchio e Scoi. Girò lo ascoltava interessato. Lui era giovane, non sapeva ancora niente del mondo e così rimaneva ore e ore affascinato ad ascoltare storie di altri tempi, quando il sole era alto in cielo. Olmo cercava di spostare i suoi rami per poter far ombra a Girò e di questo lui gli era grato. Gli altri girasoli erano un po' invidiosi di questa amicizia e spesso deridevano Girò. Gli dicevano che sarebbe stato meglio frequentare i suoi simili e che Olmo era troppo vecchio per lui di lasciarlo perdere. Ma Olmo e Girò se ne fregavano di quelli che pensavano e dicevano gli altri. Loro stavano bene assieme e questo era sufficiente. Il mostro mangia piante. Il tempo passava, l'estate stava finendo. Olmo ogni tanto si svegliava di soprassalto, gli venivano nel sonno l'incubo del mostro mangia piante che gli avrebbe portato via il suo amico. Una volta sveglio, cercava di tranquillizzarsi. Si ripeteva che forse il mostro era morto e non sarebbe tornato mai più. Poi pensava che Girò era nato lontano dal campo e che magari anche se il mostro fosse tornato non l'avrebbe mangiato. In quei momenti Girò lo vedeva pensieroso e con la sua vocina allegra gli chiedeva: «Che cos'hai, Olmo? Ti vedo triste. Cosa ti preoccupa?» «Dai, vecchio mio, fammi un sorriso». «No, no, niente», rispondeva Olmo. «Sono solo un po' stanco, sai, il tempo passa». Così Olmo cercava di scacciare i brutti pensieri e di rassicurare Girò. Ma le preoccupazioni di Olmo purtroppo erano fondate. Una mattina presto, era ancora buio, Olmo si svegliò. Aveva sentito dei rumori sospetti e, ahimè, conosciuti. Due occhi luminosi e minacciosi si stavano avvicinando. Era lui! Il mostro mangia piante. Si iniziavano a sentire da lontano le urla dei primi girasoli che venivano inghiottiti. A mano il boato e le urla si facevano sempre più forti e i girasoli sparivano nelle fauci di mangia piante. Olmo era disperato. Chiamò Girò, che ancora assonnato non capiva cosa stesse succedendo. L'albero cercava di proteggere il suo amico con i suoi rami. Girò non fece quasi in tempo a rendersi conto che si sentì afferrare e sparì nelle fauci del mostro. «No!» gridò Olmo disperato, ma ormai non c'era più nulla da fare. Erano bastate poche ore e il campo era ormai raso al suolo, i girasoli scomparsi. Olmo non aveva ormai più lacrime, gli erano rimasti soltanto il cappello e gli occhiali di Girò che nella furia erano volati via. Passavano i giorni e i mesi, l'autunno aveva fatto perdere a Olmo la sua folta chioma, le sue foglie erano cadute assieme a tutte le sue lacrime. Gli amici di sempre avevano un gran da fare per rincuorare Olmo. Juve ogni tanto gli portava qualche collana da mettere su qualche ramo. Gli diceva: «Guarda che carino che sei così!» Olmo le sorrideva con gratitudine. Sapeva che Juve era molto gelosa dei suoi oggetti brillanti e quanto gli costava separarsene pur di strappargli un sorriso. Ma il suo pensiero era sempre rivolto a Girò.
Anche Piripicchio faceva del suo meglio. Aveva proposto ad Olmo di ristrutturargli dei vecchi rami gratuitamente in modo che potesse poi affittarli a nuovi inquilini che avrebbero potuto fargli compagnia. Olmo sempre lo ringraziava, ma che preferiva stare tranquillo. Scoi invece passava sempre più spesso da Olmo. Ora aveva trovato una compagna, Attola, e così la portava con sé per fare quattro chiacchiere in compagnia. Ma niente poteva consolare Olmo. L'inverno stava per finire, la neve si scioglieva e tra un po' sarebbe ritornata primavera. «Dai, tra un po' spunteranno nuovi amici sul campo», gli dicevano, ma per Olmo nessuno sarebbe stato Girò. Un evento inaspettato. Verso primavera avanzata, infatti, spuntarono di nuovo i girasoli. Olmo li vedeva crescere ancora più triste col ricordo del suo amico. Un bel giorno, però, vide spuntare un germoglio vicino a lui. Cresceva ogni giorno, giorno dopo giorno, e Olmo lo guardava con dolore perché non voleva più affezionarsi a nessuno per non soffrire. Ma una mattina non poteva credere ai suoi occhi. «Uffa, che caldo! Ma non funziona l'aria condizionata qui!» Un grosso fiore giallo con cappello e occhiali da sole si stava sventolando ai suoi piedi. Girò era tornato! Non poteva credere ai suoi occhi. Ma era tutto vero! Il suo amico era lì, ai suoi piedi. Girò lo guardò, schiacciando l'occhiolino come solo lui sapeva fare. «Hai visto, amico mio? Di poca fede, sono tornato da te!» Olmo stava scoppiando dalla gioia, le lacrime come resina sgorgavano dai suoi occhi. Si sforzò come non mai per avvicinarsi a Girò e così anche suo amico, in modo da potersi stringere in un forte e lungo abbraccio. Passata l'emozione, il girasole spiegò a Olmo cos'era successo. Quel brutto giorno, Mangiapiante, nella foga di ingozzarsi di girasoli, mangiò Girò e si lasciò cadere nelle fauce qualche seme. E da quei piccoli semi Girò era rinato ed era potuto tornare dal suo amico.